questa puntata le foibe, un genocidio ingiustificabile. Artigianato, risoluzione per sostenere Asciano. Trasporti, potenziamento linea ferroviaria. Il giorno del ricordo, le foibe, un genocidio ingiustificato, l'intervento del Presidente del Consiglio regionale apre la seduta solenne. Il 10 febbraio di 75 anni fa fu firmato l'accordo, il trattato di pace tra l'Italia e le altre forze alleate che poneva fine alla guerra. Questo è il motivo per cui si ricordano la tragedia, i crimini, gli orrori che tanti italiani subirono in quegli anni, e le atrocità della guerra, l'odio che ha segnato il Novecento non può passare inosservato, non ci si può voltare dall'altra parte. C'è chi continua a dire, e vale per la Shoah, ma vale anche per le foibe, che tutto questo non è mai accaduto. Ecco, io penso che un'istituzione come la nostra non debba voltarsi dall'altra parte, debba ricordare, perché quello che è accaduto non accada mai più. Io prendo in prestito le parole del Presidente Mattarella, che lo scorso anno, insieme al Presidente sloveno, mano nella mano, la potenza di quel gesto, no? Mano nella mano, ci ha mandato un messaggio forte, che le sofferenze, i lutti, lo sradicamento sociale e culturale che avvenne in quel tempo non può essere dimenticato. Giornata del ricordo, una giornata importante in cui il Consiglio regionale si ferma e prova in termini istituzionali a fare del ricordo di quello che è successo nelle foibe un momento di unità non soltanto della Regione Toscana ma del nostro Stato. Sono quelle giornate importanti, fondamentali, che consentono di stringersi intorno al ricordo di tante vittime, a un sacrificio che è costato la vita a tante persone, in gran parte dei casi innocenti, e questo deve portare una grande riflessione. Soltanto così si ricostruiscono le basi, le fondamenta dell'unità nazionale, e credo che questo sia importante ogni anno, che il Consiglio regionale si fermi e possa ricordare quanto accaduto. La vicenda dei nostri connazionali, istriani, dalmati, che hanno vissuto il dramma delle foibe, sia, come dire, un segno di civiltà, come ha ricordato anche il nostro Presidente della Repubblica. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di preservare quella che è una verità storica, quella di una tragedia che al pari dell'Olocausto ha segnato la storia del Novecento, e che appunto richiama tutti quanti noi a non abbassare la guardia su vicende che purtroppo hanno segnato tragicamente il nostro secolo. Ci sono ancora in tutte le città d'Italia, da nord a sud, convegni negazionisti, professori, docenti universitari, rettori, e in Toscana non a caso sottolineo la parola rettori, di università che ancora continuano a dire che quei crimini non sono mai stati perpetrati, o peggio, li derubricano a una mera ritorsione, legandoli chissà come, chissà perché, al periodo fascista. Con quell'eccidio, con quello sterminio, non sono stati uccisi qualche fascista, sono stati uccisi decine di migliaia di cittadini italiani che col fascismo non avevano niente a che vedere, anzi spesso erano stati anche perseguitati dai regimi nazista. Stamattina la testimonianza in Consiglio regionale di Toni Capuozzo, giornalista di fama nazionale, che ci ha raccontato la vicenda di un ebreo olandese perseguitato dal regime nazista, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale torna in Istria per vivere nella terra natia dei suoi avi, e lì viene trucidato dai partigiani comunisti. Quindi chi continua a voler legare quei crimini al periodo fascista lo fa consapevole di dire una verità, di dire una falsità storica, lo fa consapevole di voler continuare a violentare la memoria di questi nostri concittadini. Il giorno del ricordo, così come la giornata della memoria, ci invitano alla riflessione di quelle che sono state delle pagine dolorose, delle tragedie come, ecco, l'Olocausto, Auschwitz, e in questo caso quello che è stata la pagina, ecco, delle foibe per l'Istria e per troppi italiani. Noi dobbiamo concretizzare il ricordo,
Ecco perché sono particolarmente contento di aver dato il mio contributo nell'indicare il nome del referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Giuliano Dalmata, l'ingegner Giacometti, che ha ricordato bene quello che è stato il dramma delle foibe, il dramma degli esodi, il dramma di quella che tutta è stato veramente un momento doloroso per l'Istria e per questa parte che era d'Italia. Non dobbiamo dimenticarci, dobbiamo portare avanti il ricordo in modo concreto, ma soprattutto cercare di rendere, di fare sì che queste pagine possano essere veramente di tutti, perché troppo spesso ci dividiamo ancora su basi ideologiche e noi dobbiamo essere contro, fermamente contro chi fa del revisionismo, perché così come per la memoria, anche per il ricordo devono essere delle giornate di tutti. Leggo a volte commenti, ma anche comunicati che non mi piacciono per niente, e questo lo devo dire con molta chiarezza. L'importanza è indiscutibile, anche perché per troppo tempo questa storia, questo momento doloroso è stato oscurato, dimenticato, ignorato. E anche quando è stata istituita la giornata del ricordo, poi è stato un momento più di contrapposizione che di riflessione su quanto accaduto. L'importante sarebbe non dimenticare mai di nutrire umana pietà, cosa che è sempre più difficile in questa società. Oggi abbiamo ascoltato parole non di contrapposizione, ma di cordoglio, di sincero dolore e partecipazione, e questo mi ha fatto veramente molto piacere, perché anche nelle mie precedenti esperienze istituzionali non sempre è stato così. Quindi sono contenta che finalmente si arrivi a una celebrazione molto più pacata e sentita, come deve essere. La giornata del ricordo, istituita con legge il 10 di febbraio, oggi è stata solennemente ricordata nel Consiglio regionale, perché è una testimonianza fondamentale, quello della memoria, perché gli italiani sappiano quello che è accaduto, che probabilmente 11.000 loro connazionali sono morti, gettati in queste cavità carsiche, dette foibe, e che tutto questo avveniva nel momento in cui un esodo di 400.000 persone veniva a costringere gli italiani a uscire da quelle terre. Pensate che fu proprio il piroscafo dal nome Toscana che rimane emblematico dell'esodo appunto di 400.000 persone dall'Istria, dalla Dalmazia. Io penso che sia molto importante ricordare che quella parte d'Italia, Dante ricorda proprio nella Divina Commedia, nel nono canto dell'Inferno, l'Italia come un paese dalla Sicilia a Pola, sia oggi sempre caratterizzata in un'epoca di pace, comunque dalla necessità di pensare agli italiani che furono costretti dopo la Seconda Guerra Mondiale a venire via, e purtroppo se non venivano via le foibe erano la destinazione per coloro che entravano in conflitto. Penso che sia bello però ricordare anche i momenti in cui nei campi profughi che furono in modo molto rapido d'emergenza allestiti furono il presupposto di un'integrazione che poi nella gran parte dei casi vi è stata fra questi italiani che venivano dai confini nordorientali, e devo dire che noi stiamo pensando a un museo proprio a Laterina, il più grande campo profughi Istria-Dalmata che vi sia nella nostra Toscana, come il nostro pensiero a quello che fu come accoglienza Calambrone, naturalmente appunto Laterina che ho citato, ma anche le presenze nelle varie città toscane. Stamani un quotidiano riferiva dei 1.000 profughi che si integrarono a Livorno. È una giornata importantissima, perché non era scontato fino a pochi anni fa, non era scontato in Toscana, per tanti versi non è scontato nemmeno oggi, perché assistiamo a troppe manifestazioni che in qualche modo vorrebbero ancora mettere in dubbio o negare l'importanza di ricordare la tragedia dei Fratelli d'Italia vittime delle foibe, quelle migliaia
di donne, di uomini, di bambini, di ragazze che furono violentate, stuprate, uccise, infoibate, non per altro se non per il fatto che erano italiane, che erano italiani, e per questo motivo era sufficiente appunto dargli la morte atroce come gli fu data appunto nelle foibe carsiche a pochi centinaia di chilometri da noi. Quindi è importante ricordarlo, è importante appunto avere una giornata nella quale si ricorda la tragedia delle foibe, si ricordano i Fratelli d'Italia martiri delle foibe. Sì, assolutamente importante la giornata odierna, come ogni giornata di celebrazione a partire dal giorno della memoria, giornate nelle quali si compie una riflessione attenta su quella che è stata la storia recente, sui pericoli che, se dimenticata, possono incorrere anche nell'attualità che viviamo. In particolare oggi, devo dire, abbiamo assistito a due interventi molto alti, molto interessanti, di Toni Capuozzo, di Guido Giacometti e con le conclusioni del Presidente Gianni, che hanno dato anche una ricostruzione storica interessante e comunque la lezione di fondo, che è quella per cui in un periodo storico ben individuato dilagò questo virus del nazionalismo, come è stato ben definito e ben descritto, che portò alla persecuzione delle minoranze. Questo ci dice ancora oggi che le discriminazioni devono essere combattute. Sappiamo che ancora oggi in tante parti del mondo questi fenomeni e queste operazioni assolutamente da contrastare comunque avvengono, e quindi questo ci richiama anche una responsabilità quotidiana che sta sulle spalle di ciascuno di noi, e questa è l'importanza di questi momenti nei quali viviamo il monito solenne del ruolo che ricopriamo, ma anche della responsabilità che portiamo come cittadini nella nostra vita quotidiana. Artigianato, risoluzione all'unanimità per sostenere Asciano e la tradizione della ceramica toscana. La Presidente Cristina Giachi, crediamo che sia un modo per arricchire i profili di identità culturale del nostro territorio. Un'altra risoluzione della Commissione Quinta, che unanimemente ha deciso di proporre all'Aula una risoluzione per aiutare questo distretto importantissimo, che è un distretto culturale e anche economico del nostro territorio regionale. Abbiamo presentato, sollecitati dalle richieste del Comune di Asciano, una risoluzione per garantire appoggio e sostegno a tutti i comuni che vorranno evidenziare questa loro identità produttiva e culturale e procedere alla richiesta di riconoscimento da parte del Ministero come distretto avente una rilevanza, come città della ceramica. E in questo modo noi crediamo che molti comuni toscani possano arrivare a soglie di promozione della loro identità, della cultura territoriale, notevoli, e che arricchiscono senz'altro il panorama toscano dal punto di vista dell'offerta culturale, ma anche della tutela di tradizioni importanti, che sono tradizioni di identità e tradizioni manifatturiere che sono sempre esistite sul nostro territorio. Trasporti, sì al potenziamento della linea ferroviaria Firenze-Pisa-Livorno. C'è una proposta fatta dal Comune di Pisa, dall'assessore Dringoli, di raddoppiare il tracciato ferroviario, perlomeno fino ad Empoli. La Regione Toscana deve fare che cosa? Deve pagare, finanziare uno studio di fattibilità, perché è l'ente competente, quando si parla di infrastrutture strategiche a livello regionale, per capire la fattibilità e i costi di questo intervento infrastrutturale non più rimandabile. Avvicinare il capoluogo alla costa e quindi l'aeroporto di Pisa è una struttura a disposizione e a supporto dello scalo aeroportuale, ma non è che poi quel treno sarà vincolato soltanto a chi prende l'aereo. Sarà un treno a disposizione delle centinaia, milioni di passeggeri che nel corso dell'anno vanno da Pisa verso Firenze o viceversa. Sarà un'infrastruttura anche a disposizione delle merci, perché per esempio se andremo in una direzione di potenziare il porto di Livorno con Darsena Europa o
cose del genere, evidentemente il fatto di poter collegare la zona della città metropolitana, qui non soltanto Firenze ma tutta l'area metropolitana, al porto di Livorno anche nella sua veste rinnovata, chiaramente poterlo fare nella maniera più veloce e senza andare a creare ingorgo sulla linea già esistente.